tanti e poi vorrei che lasciassimo spazio alle persone per fare delle domande dopo, in modo tale che forse riusciamo un pochino di più a far capire. Sì, io cercherò di essere molto breve, anche se le cose da dire sarebbero tante, perché una, diciamo, degli aspetti su cui si basa l'arroganza di molti è quella della una diffusa ignoranza dei meccanismi con cui avvengono certe cose, tipo per esempio la gestione del problema dei rifiuti. Quindi io in una decina di minuti cercherò di sottolineare le cose più importanti, naturalmente ci sarebbe bisogno di molto più tempo. Vado quindi molto rapido. Esiste una gerarchia nella gestione dei rifiuti, una gerarchia dettata dall'Unione Europea e devo dire a mio avviso molto condivisibile. Questa piramide rovesciata mostra le azioni che si dovrebbero fare quando si vanno a gestire i rifiuti in decremento di ordine di importanza. Quindi la prima azione da fare è la prevenzione, quindi la mancata produzione del rifiuto. Che vuol dire questo nella pratica? Nella pratica vuol dire che io certi servizi posso ottenere producendo rifiuti o meno. Per esempio, l'acqua su questo tavolo che serve a chi parla a bere potrebbe essere fornita con brocche che sono riutilizzabili e quindi non si produrrebbe rifiuto. In alternativa a questo si potrebbe usare delle bottiglie di vetro o di plastica, come in questo caso, che possono essere riciclate, che però vedete che sta nella terza livello di priorità. Anche nel riciclo bisogna vedere cosa si ricicla, è molto più facile riciclare il vetro che la plastica, anzi, come dirò, la plastica è una specie di maledizione nel mondo dei rifiuti, perché è un materiale destinato a essere utilizzato in breve tempo, ma normalmente è invece è fisicamente capace di resistere per molti secoli. Solo alla fine, dopo il riciclo, ci sta l'eventuale recupero di energia in varie forme e poi lo smaltimento in discarica. Questa è la gerarchia europea dei rifiuti, è sposata anche dall'Italia. Un altro aspetto che secondo me vale la pena voi dovete considerare, è importante considerare, è che è il fatto che i rifiuti sono di due tipi per la normativa italiana, urbani e speciali. Quello che distingue i due tipi di rifiuti è semplicemente chi l'ha prodotto. Se una famiglia produce una foglia di insalata, quella famiglia ha prodotto un rifiuto urbano. Se un negozio di verdure produce una foglia di insalata, quello è un rifiuto speciale. Quindi speciale non vuol dire di fatto pericoloso, vuol dire semplicemente che chi l'ha prodotto ha prodotto rifiuti perché sta facendo un'attività economica e quindi si immagina che l'ha fatto per soldi, mentre una famiglia per campare. Ora, che cosa succede purtroppo? Che esiste un meccanismo di assimilazione, come si dice in gergo, dei rifiuti speciali agli urbani, perché i rifiuti speciali andrebbero trattati a carico del produttore, mentre i rifiuti urbani sono trattati dal pubblico. Far trattare i rifiuti speciali dal pubblico vuol dire spostare un carico di soldi, di peso economico, dal privato verso il pubblico. Questo vale soprattutto per le grandi aziende, e grandi supermercati, eccetera. E noi viviamo in una regione, in particolare nella provincia di Roma, dove i rifiuti urbani e assimilati sono molto maggiori dei rifiuti speciali, come accade a Napoli e come accade in Sicilia. Nelle altre regioni più virtuose succede il contrario, cioè che i rifiuti speciali sono molto di più dei rifiuti urbani e quindi vengono smaltiti dai produttori. Noi nella nostra provincia ci facciamo carico molto dei rifiuti assimilati, che sono i rifiuti speciali assimilati agli urbani. La differenziata porta a porta penso la conosciate parecchio, comunque molto rapidamente è una tecnica di raccolta differenziata molto efficace che consente il raggiungimento degli obblighi percentuali di raccolta differenziata di legge. Ogni civico viene dotato di contenitori, i contenitori sono nell'area condominiale e vengono fatti esclusivamente settimanali. Importante notare che con la raccolta differenziata porta a porta spariscono i cassonetti. Qui ho fatto il più grosso di tutti, perché è uno dei miei temi che voglio qui portare avanti, è il discorso degli scarti alimentari organici, che rappresentano in peso la maggior parte
per meglio dire, il rifiuto, la maggioranza relativa del rifiuto. La raccolta differenziata viene pagata dal CONAI, che è il Consorzio Nazionale Imballaggi, che non è che viene pagata interamente, ma contribuisce finanziariamente a fare la raccolta differenziata. Questo perché? Perché praticamente molti dei rifiuti che noi produciamo sono imballaggi. Le bottiglie d'acqua minerale qua davanti sono imballaggi per l'acqua, quindi vengono, chi produce il prodotto, cioè la bottiglia, paga al consorzio, in questo caso quello della plastica si chiama Corecla, e tutti i consorzi poi fanno capo al CONAI, un contributo che serve poi per raccogliere questa bottiglia e riciclarla eventualmente, si spera. Nel caso della plastica, purtroppo quasi il 50% della plastica raccolta poi alla fine va bruciata. Quindi la plastica è veramente una maledizione, soprattutto poi vedo qua, questa qua è ancora peggio, perché per fare 1,5 litri d'acqua abbiamo una bottiglia, poi abbiamo una solo mezzo litro e un'altra bottiglia, quindi questa è peggiore di tutti. E esistono degli accordi che vengono firmati con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'ANCI, e che fissano i prezzi, e questo pure è molto importante, perché chi progetta un sistema di raccolta differenziata sa che prezzi può spuntare, e quindi progetta il sistema sapendo anche gli aspetti economici, che altrimenti ballerebbero insieme al mercato. Qua vediamo come balla la carta di da macero, vari tipi di carta da macero. È segnato qual è il contributo del Comieco, che sarebbe il consorzio per la carta, 90 euro a tonnellata per la prima fascia, per la più buona, quella raccolta senza troppe impurezze, più o meno al 5%. E vedete che il mercato oscilla, in particolare ci sono stati i momenti in cui la carta veniva pagata anche 50 euro a tonnellata, quindi uno poteva progettare malamente. L'organico è il primo componente, questa è una torta che dice quali sono le varie percentuali. Vedete che la sostanza organica è il 24%, insieme al legno e potature urbane, che sono sempre organici, al 6%, in totale fanno la maggior parte della torta. Questa è una torta fatta dalla Regione Lazio nel suo piano regionale sui rifiuti. In Piemonte però hanno fatto uno studio che presso le singole case, e qui ritorna l'aspetto dell'assimilazione, perché se questo studio fatto in Piemonte hanno tirato fuori che andando a monitorare varie famiglie, questi pallini rappresentano le famiglie piemontesi, hanno trovato che il 72% in peso di quello che viene prodotto dalle famiglie, e quindi il 24%, dicevamo prima, quasi il 30% compreso il verde, deriva dal fatto che esiste poi l'assimilato, che in realtà porta dentro imballaggi che non sono biodegradabili. Queste sono una serie di azioni proposte per la riduzione dai circa 600 kg a testa di rifiuti urbani assimilati a 500, cioè una riduzione di 100, e il trattamento del rifiuto organico, la prevenzione fatta sul rifiuto organico è quella che può dare maggiore contributo. Il rifiuto organico poi costa un sacco di soldi, questo è per il centro-sud, diciamo, costa circa 320 euro a tonnellata a gestire il rifiuto organico. E purtroppo il rifiuto organico non ha il CONAI dietro, perché non è un imballaggio. E quindi, secondo me, quello che io sostengo è che percentualmente il rifiuto organico è molto più pesante che il suo peso fisico, dal punto di vista economico è molto più pesante, circa il 50%. Per chi non lo sapesse, il compost, prima ho sentito parlare di piante di compostaggio, ma se uno produce fosse, cioè va a prendere la frazione organica stabilizzata, sta prendendo l'organico che viene separato nelle discariche dai piatti di separazione automatica, chiamato anche compost grigio. Per legge in realtà il compost è fatto da raccolta differenziata dell'organico, che è tutta un'altra cosa, ed è per legge un ammendante. Esistono due, anche qui ci stanno due modi per trattare la sostanza organica, è bene che lo sappiate. Una è la filiera dell'aerobico, che produce appunto il compost, che è un ambientante, e l'altra è la filiera dell'anaerobico, quindi il biogas, che è un combustibile. E io, senza farla lunga, sono molto per la parte del compostaggio e della produzione ambientante. Questi sono i grossi impianti aerobici,
dove normalmente la stabilizzazione, c'è cioè una fase di stabilizzazione accelerata in vari modi, comunque con la reazione forzata in ambienti chiusi, che riduce di molto gli eventuali cattivi odori. Si noti che un processo di compostaggio ben condotto non produce cattivi odori. Il cattivo odore viene fuori dai processi anaerobici, gli stessi usati per la produzione del biogas. Esistono impianti molto grandi, e questo è quello dentro di Maccanese, che ha autorizzato 90.000 tonnellate all'anno. Qui ci sono dei numeri che danno bene l'idea di quello che sono i costi del trattamento a seconda compostaggio o di ingestione aerobica. I costi sia in termini di superfici oppure in euro usando le batte, che sono le migliori tecnologie disponibili. Vedete che il compostaggio richiede dai 200 ai 400 euro per tonnellata all'anno dell'impianto, mentre la digestione aerobica richiede dai 450 ai 1000 euro per tonnellata all'anno dell'impianto. E quindi questa è l'ultima riga che si vede lì, e anche il compostaggio richiede un po' più di superficie. Però che succede? Che se noi abbiamo il problema dell'organico come centrale, e come è noto non siamo in una fase economica molto florida, impianti di compostaggio sicuramente sono molto meglio di impianti di digestione aerobica. Perché li fanno per gli anaerobici? Perché hanno i soldi da energie alternative, quindi hanno un sussidio perverso, dico io, che li alimenta e fa sì che entrino in competizione con il processamento organico. È molto importante comprendere che noi abbiamo una scarsità di carbonio, in particolare carbonio organico nei suoli, che mi rivolgo qui all'agronomo. Tutto il sud Europa è affetto dalla mancanza di carbonio, ci sono processi di desertificazione, qua vedete in rosso gli indici più alti di desertificazione, che sono tutte cose che si possono in parte combattere anche utilizzando compost. E dicevo che ci sono varie scale per il compostaggio, dai grandi impianti fino al famoso compostaggio domestico fatto con le compostiere. Io sono qua in qualche modo a perorare la causa e a indicarvi che esiste una tecnologia proprio più grande, si chiama compostaggio di comunità, adatta al trattamento in loco della frazione organica, gli scarti organici, che non diventano rifiuto e non viene conferito al sistema di gestione dei rifiuti lo scarto organico, e quindi viene processato in loco e trasformato in compost, appunto. Per esempio, questo posto, che ha un albergo e probabilmente un ristorante, bar e ristorante, potrebbe avere qua un compostatore di comunità che potrebbe utilizzare i propri scarti senza farli diventare rifiuti, ed è entrando quindi nella prima priorità europea che prima ho indicato. Se volete saperne di più, ci sta una pagina Wikipedia sul compostaggio di comunità. In Italia nel 2011 c'erano 6 macchine installate, adesso sono una trentina. Qua abbiamo fatto vedere alcune macchine nei sopralluoghi che abbiamo effettuato, sono macchine molto piccole. Questo all'interno, e vedete la plastica, che se uno ci mette anche la bioplastica, quella nuova monta del Mother B, c'è un po' un casino. Questo è un impianto piccolino di produzione italiana, la macchina precedente era di produzione svedese, che sta a Praticanate, in comune di Ferenzrede, provincia di Torino. Le mense, qui vedete quanto scarti alimentari producono le mense, è una cosa abbastanza impressionante, perché le mense producono in media 235 grammi di scarti alimentari per pasto servito, sia nella preparazione del pasto sia negli avanzi. Chiaramente le scuole alimentari producono più avanzi per pasto che le altre, però è una frazione piuttosto grande. Pensate che io mangio un piatto di pasta da 110 grammi, il piattone, qui si sono più del doppio in scarto. Autorizzazione, se chi produce gli scarti, chi effettua il compostaggio, chi utilizza il compost, è lo stesso soggetto, come per esempio potrebbe essere questo, oppure potrebbe essere una mensa scolastica con il verde vicino, non c'è bisogno di autorizzazioni, questo lo sottolineo. Questa è la macchina che in Enea stiamo provando, questa è una macchina invece italiana, che stiamo provando, un po' più grande, vedete che torno a quella precedente, se non si può, queste macchine sono questa è una macchina che è dotata di due camere dove avviene una prima e una seconda manutenzione, maturazione del compost. Noi l'abbiamo provata nel
i risultati sono abbastanza buoni, e il compostaggio, il compostaggio ha bisogno di una frazione verde che ovviamente sfalci la potatura. In questi casi possono essere usati o il pellets delle stufe, oppure appunto sfalci tritati, oppure abbiamo fatto vari esperimenti anche miscelando cartone tritato e altri materiali. Qua vedete una macchina più grande che è di produzione italiana. Gli italiani, adesso esistono 3 aziende che producono in Italia queste macchine e stanno avendo una buona diffusione. Io ci credo molto perché sono delle tecniche di prevenzione di fatto nella produzione dei rifiuti, perché sottolineo che il rifiuto non diventa tale e lo scarto viene utilizzato prima di diventare il rifiuto. Grazie. Allora, adesso Massimo Falco, presidente del coordinamento no discariche e non inceneritori. Buonasera a tutti. Io intanto prima di tutto ringrazio tutti i partecipanti, perché comunque la partecipazione è sempre una cosa costruttiva. Sono Massimo Falco e rappresento il coordinamento no discariche e non inceneritori del nono municipio. Dunque, il mio intervento si baserà sugli eventi accaduti da un anno a questa parte e parlerò specificatamente di quello che ci sta accadendo. Questo coordinamento si è costituito circa un anno fa, quando ci fu la prima notizia, il primo rischio della discarica in località Solfarata, ve lo ricorderete, no? Poi fortunatamente è ricaduto. Da lì tutte le associazioni del quadrante del municipio nono si sono riunite e si sono rese conto di rafforzare il lavoro e volontariato per contrastare determinate scelte sbagliate. Quindi è nato questo coordinamento perché l'unione fa la forza. Questa è una cosa che non ci stancheremo mai di dirlo, soprattutto su scelte cadute dall'alto, secondo noi un po' sbagliate. Successivamente alla notizia della Solfarata abbiamo avuto altri eventi. C'è una richiesta presentata alla regione al confine fra la nona, territorio della Nona e Pomezia, dove la madre GST ha fatto una richiesta per la lavorazione di rifiuti pericolosi, con tanto di produzione di CSS, riconducibile poi, ma speriamo sempre mai creato, inceneritore della Bana, perché poi il quadrante e il giro, ormai lo abbiamo capito, è sempre quello. Ancora più avanti, un'altra richiesta di una centrale biogas, sempre a confine tra la nona e località Pomezia. Poi siamo andati avanti con lo studio di fattibilità sulle discariche di inerti a trasformazione di lavorazione di rifiuti solidi urbani in un quadrante di un raggio di 4 km circa. Abbiamo 7 siti di contesti di rifiuti di ogni genere. Non ci dimentichiamo anche la discarica di Roncigliano, la discarica sotto sequestro e mai modificata di Valle Gaglia, di amianto, quindi sono rischi altissimi per noi cittadini. Il rimbalzo poi dell'utilizzo di queste discariche di inerti a trasformazione fino all'ultima, che era Selvotta, e anche qui un piccolo inciso, come diceva Elena, le discariche di inerti comunque non contengono cose che possono farci stare tranquilli. Avete visto ultimamente molte persone volenterose, diciamo, portano delle testimonianze, no? A Selvotta sta arrivando, come canestrini, della terra che è molto dubbia. Bisogna capire che cosa c'è dentro. Addirittura i codici che espongono questi campi appartengono a dei codici rifiuti molto, molto allarmanti. Quindi comunque sono terre che hanno una contaminazione. Arriviamo a Falcognano. Falcognana deve diventare un sito pro tempore, per quello che ci hanno detto, per 2 anni. Allora noi chiaramente come associazione, come coordinamento, siamo contro qualsiasi tipo di incenerimento e di scarica. Per noi l'alternativa è tutt'altro, quello che hanno detto molti dei presenti, quindi l'utilizzo, il riciclo, la riduzione e soprattutto la raccolta differenziata porta a porta.
Bene, arriviamo a Falconiana e ci rendiamo conto di questa decisione dovuta dall'alto. Ci dicono che è un sito temporaneo per 2 anni, per circa 1 milione di metri cubi di rifiuti. Ma questa è una soluzione che non ci serve. A che cosa serve un sito pro tempore per 2 anni? Abbiamo detto no e siamo andati a documentarci perché, lo dico un po' agli amministratori presenti, ma comunque è un eco che espando sempre di più. Guardate che i cittadini attraverso le associazioni sono cresciuti, quindi hanno la capacità anche di interessarsi, capire e lavorare su tante tematiche sociali, fra i quali quelle dei rifiuti. Quindi determinate cose siamo in grado di poterle andare ad analizzare e l'abbiamo fatto. Ci rendiamo conto che da la società Ecofer che tratta un tipo di rifiuto che è molto pericoloso, che è il FLAF, quello derivante dalle automobili, c'erano delle varie autorizzazioni per noi non corrispondenti a quelle che sono le normative. E quindi abbiamo iniziato a studiare queste cose. Poi adesso io farò una parte di intervento che a noi ci spetta per passare la parte tecnica a Carla Canali, che è il presidente del comitato di Fonte Meravigliosa, nonché avvocato come professione, che sta portando avanti la parte proprio legale del coordinamento a contrasto di questa scelta assurda. Bene, siamo partiti, 2 file, vari esposti, eccetera eccetera, alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Perché? Perché non ci convinceva questa cosa, né sulle quantità, né sulla reale capacità della discarica, né sulle autorizzazioni e tant'altro. È cosa di ieri, poche ore, che il Ministro ha esposto la situazione. Quindi, come pensavamo e come temevamo, interverranno con un discorso di urgenza, quindi bypasseranno tutte le normative, tutti gli obblighi di autorizzazioni, compreso il decreto Bondi, che comunque vieta la creazione di altri siti, ma non l'utilizzo, diciamo, il miglioramento delle strutturazioni, eccetera, perché questo poi faranno. Abbiamo visto poi che addirittura hanno passato al quantitativo. Ora si parla della reale capacità del terzo invaso di Falconiana, che sono 150.000 soltanto, a differenza del 500.000 che volevano mettere annualmente. Cosa ancora più insignificante per noi. Che cosa ci facciamo con questa azione? Che risoluzione è questa per il problema dei rifiuti a Roma? Qualcuno chiede sempre, bene, ma che cosa facciamo? Che cosa proponiamo? Allora noi abbiamo anche questa come alternativa. Stop subito a queste situazioni senza risultati. Di nuovo seduti a un tavolo vero di lavoro con tutte le rappresentanze, comprese quelle del municipio. Subito stop. Perché? Perché possiamo utilizzare subito, come ci ha detto la Regione, le 3 regioni, la Regione Lazio con una delegazione, dove abbiamo fatto un incontro, 3 regioni hanno dato disponibilità per ricevere una parte dei nostri rifiuti, che sono Abruzzo, Umbria e Toscana, quindi avviamo subito questo canale. Parallelamente, con molta attenzione e parsimonia, lavoriamo sull'altro canale dei rifiuti all'estero, ma attenzione, con molta attenzione, perché poi sappiamo tutti queste cose come finiscono. Si parlano di numeri, noi siamo già a 135 euro a tonnellata, a Napoli addirittura sta a 120, quindi non si capiscono poi queste cose, quindi molta attenzione e parsimonia. Intanto nell'immediato utilizziamo questo. Abbiamo chiesto e diciamo subito questo tavolo, perché bisogna trovare, perché altrimenti è demagogia, almeno 5 siti di piccole dimensioni, ognuno dei quali riceva soltanto rifiuti trattati e stabilizzati di poche circoscrizioni e municipi alla volta, in modo che non ci sia un impatto gigantesco come Malagrotto, come speriamo mai diventi Falconiana.
La normativa va in questo senso, la produzione deve essere, il trattamento deve essere vicino alla produzione quanto più possibile, quindi dei siti piccoli che accorpino due o tre municipi hanno tutt'altro impatto e non creano quello che potrebbe creare una cosa gigantesca. Poi dobbiamo anche mettere un lavoro vero sull'azienda che gestisce i rifiuti, perché gran parte dei problemi li riscontriamo continuamente sulla bisogna che l'amministrazione a tutto campo e da qualunque parte sviluppi un controllo vero. Noi ce lo vediamo adesso nella nostra nona circoscrizione, che cosa vediamo? Vediamo che c'è un casino enorme. Quindi da questo l'avvio del porta a porta vero, vero, con un tanto di calendarizzazioni di ogni municipio che dica in tempo e quando avvierà la raccolta differenziata. Bisogna creare delle informazioni su scuole, cittadini, eccetera, eccetera. Bisogna lavorare direttamente verso un contesto di raccolta porta a porta, perché è l'unica vera soluzione. Io adesso mi fermo qui dicendo, aggiungendo solo due cose, poi Carla vi spiegherà un pochettino quello che è il contesto normativo, legale e quello che abbiamo fatto e che andremo a fare, perché guardate che il coinvolgimento della popolazione noi lo chiediamo a tutto campo, lo chiediamo in quello che è un contesto stradale, di manifestazione. Prossimamente abbiamo due iniziative molto grandi, per le quali c'è bisogno di sostegno forte. Il 23 saremo alla Regione, perché c'è il Consiglio straordinario della Regione sul tema rifiuti e lì dobbiamo andarci, perché lì è la partenza anche di queste scelte. Non basta stare solo su strada, bisogna legarci, bisogna far vedere la nostra presenza. Il 28 prossimo, con molta fatica, ve lo posso dire, ho ottenuto il permesso per una manifestazione con corteo zona Eura, partiremo da Viale Africa e arriveremo alla sede del nono municipio concludendo con un'assemblea pubblica. Quindi queste due date sono aggiunte alle altre iniziative che ci saranno, quindi signori partecipiamo, non è più tempo di stare a guardare, adesso in questo momento bisogna muoverci e partecipare. Vi ringrazio, passo la parola a Carlo.